Ciao, benvenuto ad un nuovo video. La nostra Terra è piena di posti misteriosi. Ogni anno ne scopriamo sempre di più e di più grazie alla storia e qualche volta oggetti o dei posti vengono scoperti dagli scienziati che non hanno ancora delle risposte. Oggi ti mostreremo 10 posti dove degli strani eventi succedono. Prepara i drink e gli snack, perché questo sarà un altro video interessante. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. La foresta di Bent, conosciuta anche come Krzywy Las, si trova nel piccolo villaggio a ovest della Pomerania, in Polonia. Ci sono circa 400 alberi che hanno delle anomalie e pendono in modo piuttosto strano. Questi alberi a quanto pare sono stati piantati tra il 25 e il 28 e il motivo su perché sono in questo modo è ancora sconosciuto. È possibile che sia così a causa delle tempeste di neve estreme, ma potrebbe anche riguardare la forza gravitazionale che causa gli alberi di crescere in questo modo, mentre altre persone pensano che i ranger delle foreste hanno manipolato gli alberi causando la loro crescita in questo modo. È anche piuttosto strano come 400 alberi abbiano queste anomalie e sono circondati da alberi normali, il che rende questo posto ancora pieno di domande irrisolte. Cosa pensi che sia successo? Numero 9. La Fiamma Eterna si trova nel parco di Orchard a ovest dello stato di New York. Si dice che è stato acceso dai nativi americani migliaia di anni fa e nascosta sotto una piccola cascata in una miniera. E la parte strana è che continua a bruciare da un'eternità senza mai spegnersi. Quindi puoi visitare questa fiamma in tutto l'anno. Infatti, se decidi di viaggiare verso New York, ti consiglio di trovarti in quella zona. Gli scienziati pensano che questa fiamma sia stata creata inizialmente dal alcune rocce estremamente calde che hanno prodotto una specie di gas, però qualche anno più tardi hanno scoperto che non era così e probabilmente proveniva da qualche tipo di gas di metano. Ancora oggi gli scienziati stanno provando ad investigare il posto e non sanno ancora di preciso com'è possibile che questa fiamma sia ancora accesa. Numero 8. La Golden Rock si trova sul burrone di una montagna di 15 metri in Myanmar, una nazione nel sud-est dell'Asia, ed è conosciuto come uno dei posti più sacri al mondo. Per centinaia di anni ci sono stati dei pellegrinaggi di alcune persone che fanno delle offerte a Buddha. La domanda è su come sia possibile che una roccia del genere, con una pagoda sopra, non sia ancora caduta. Infatti, si dice che stia lì da ben 2500 anni. Le persone del posto pensano che la roccia abbia dei poteri magici e la leggenda dice che c'era un re che ha messo la roccia in quel posto. Solamente le donne possono spingere la roccia, quindi le donne non possono avvicinarsi. Una spiegazione scientifica su perché questa roccia si trovi ancora lì non è stata ancora creata, quindi al momento rimane ancora un mistero irrisolto. Numero 7. L'Oregon Vortex è una piccola cabina remota che si trova vicino a un fiume a Gold Hill, America. È stata aperta per la prima volta nel 1930 ed è conosciuto per la sua strana gravità. Le persone dell'epoca la chiamavano una terra proibita e pensavano che era meglio non visitare la cabina. Però, quando entri dentro, ci sono diversi oggetti, tra cui delle palle che girano in direzioni completamente diverse e c'è anche una scopa che rimane in piedi da sola e non cade. A quanto pare, in questo posto c'è un enorme campo di forza. Alcuni pensano che anche il triangolo delle Bermuda abbia lo stesso campo di forza. L'unica differenza è che a quanto pare è una forza che ti attrae. I proprietari sono convinti che questa cabina ha dei poteri soprannaturali, mentre altre persone pensano che sia solamente un'illusione ottica. Cosa ne pensi? Numero 6. Probabilmente conosci già il triangolo delle Bermuda. Questo posto si trova nel bel mezzo dell'oceano tra Miami, Puerto Rico e l'isola di Bermuda, dove a quanto pare gli aeroplani e le barche scompaiono misteriosamente. Ma sapevi che c'è un altro posto simile? È il triangolo di Nevada. Questo posto si trova in una grande parte del deserto in Nevada, dove si trova anche l'area 51. A quanto pare è un posto dove negli ultimi 60 anni sono scomparsi più di 2000 aeroplani. Alcune persone pensano che a quanto pare abbia qualcosa a che
fare con gli alieni, ma tanti di questi aeroplani non sono mai stati più ritrovati, il che rende il mistero ancora più grande. La storia più recente proviene da Steve Fawcett. Steve era anche un pilota professionista che ha rotto diversi record mondiali, tra cui la prima persona che volava attorno alla Terra in un pallone aerostatico. Su come sia possibile che un pilota così esperto sia scomparso senza una traccia rimane un enorme mistero. Numero 5. La diga di Hoover è una diga di cemento che si trova in Colorado, costruita tra il 1930 e il 1936, che si trova 48 miglia a sud-est di Las Vegas. La creazione della diga di Hoover era per evitare gli allagamenti. La diga è alta 221 metri e dà energia a più di 1,3 milioni di case in California. Però, quando qualcuno ha deciso di far scendere l'acqua di una bottiglia all'interno, e cosa è successo? Osserva. A quanto pare, la forza dell'acqua causa la sua risalita verso la bottiglia. La parte strana è che non senti un vento forte quando succede, nonostante si vede che l'acqua risale da sola. Numero 4. In Beppu, una piccola città in Giappone, non c'è solo una, nemmeno due, ma sette acque termali. Le terme sono acque riscaldate geotermicamente provenienti dalla crosta terrestre. Ti mostrerò tutte e sette di loro. Questa è Umijigoku, un laghetto con dell'acqua bollente blu. Questo è Onishibozu Jigoku, un bagno di fango che bolle e secondo alcune persone assomiglia molto alla testa dei monaci. Un'altra terma è lo Shiraike Jigoku. Questa dell'acqua bianca, chiamate anche l'inferno del bianco. Il Chinoike Jigoku è un laghetto con dell'acqua bollente rossa. Il Tatsumaki Jigoku è una terma che erutta ogni 30 minuti. C'è anche il Kamado Jigoku, in cui i visitatori possono bere l'acqua termale mentre si godono i bagni delle mani e dei piedi. L'ultimo è anche l'Oniyama Jigoku, un posto dove a quanto pare ci sono 80 coccodrilli. Se ti trovi nella zona, devi sicuramente visitare questo posto. Numero 3. L'Um di Taos è un suono che si sente a malapena, simile ad una batteria. Dal 1990 ci sono stati diversi report di questo suono in Taos, una piccola città in New Mexico. Solamente il 2% delle persone riescono a sentirlo, perché il suono ha una certa frequenza. Tante persone si sono lamentate riguardo questo suono perché lo considerano piuttosto irritante. Eventualmente è stato installato un equipaggiamento per misurare le vibrazioni, ma dopo diversi test non è stato trovato niente di particolare. La città di Taos non è l'unico posto dove si possono sentire degli strani suoni nell'aria. Questi suoni misteriosi sono stati sentiti in tutto il mondo e sono piuttosto diversi. Alcune persone pensano che questi suoni siano riconducibili agli alieni, mentre altri pensano che significhi la fine del mondo. Numero 2. Le miniere Waitomo Glowworm si trovano nell'isola a nord della Nuova Zelanda. Puoi recarti lì con un tour in barco organizzato, in cui passi attraverso dei tunnel luminosi che danno un'esperienza unica. Il motivo su perché abbiano questi colori è a causa dell'arachnocampa luminosa, un tipo di verme che si trova solamente in Nuova Zelanda. Visto che queste caverne sono ricoperte completamente da queste creature che eseguono questa reazione chimica nei loro corpi per creare luce. A quanto pare lo fanno per attrarre degli insetti dentro la caverna e dopodiché utilizzano la loro bava per appendersi al soffitto. Visto che è l'unico posto sulla Terra dove vivono queste creature, vengono monitorate costantemente dagli scienziati. Se ti trovi in Nuova Zelanda, ti consiglio sicuramente questo posto. Numero 1. I lampi non sono molto divertenti e tante persone rimangono anche piuttosto spaventate. Se hai paura dei fulmini, allora ti consiglio di non andare mai nel lago Maracaibo in Venezuela. Qui tuona per 140 ai 160 giorni all'anno, per circa 10 ore al giorno. Gli scienziati non hanno idea su come sia possibile. L'unica spiegazione è che potrebbe essere qualcosa a che fare con la presenza di uranio o di metano che risale dalle paludi lì vicino. Però non è stato mai provato e alcuni pensano che non sia possibile. Quindi possiamo solamente immaginare su cosa succeda qui. Un'altra parte interessante è che le tempeste si sono fermate nel 2010. All'inizio si pensava a causa della siccità, ma un mese più tardi sono ricominciate ancora.
e ancora oggi continuano. Vorresti visitare uno di questi posti nella lista? Hai trovato altri posti dove capitano cose strane? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.